finita 2-2, quindi ha maggiori chance chiaramente la formazione del presidente Traversari di passare il turno nel return match fra una settimana. Invece nel campionato di promozione il Cerveteri batte grazie a un gol di Zimmaro il Corchiano nell'andata del play-out ed è l'unico play-out che si gioca in questo girone. Palombara Sampolese si era giocata stamattina nel girone B, è finita 0-0. Nel girone C Casalotti ha battuto con merito il Nettuno per 2-0. Infine nel girone D il Pontini ha ceduto tra le mura amiche contro la Vistezze Serina. In relazione a questo risultato ovviamente la Vistezze si salva matematicamente, mentre il Pontini affronterà il play-out contro l'Arce. Nell'unico play-out disputato invece nel girone D il Cassino ha battuto di misura al Salveti e la Procalcio Fondi per 2-1, ma anche qui il confronto è apertissimo, ovviamente un return match a Fondi fra 7 giorni. Risultati importantissimi. Io chiedo chiaramente un commento anche a Fabrizio Ferrazzoli e a Daniele Scarfini. Insomma, la stagione che volge al termine, nel girone A abbiamo assistito a un campionato dominato nel girone di ritorno dal Palestrina. Vi chiedo chiaramente una notazione su questo successo e ovviamente anche in relazione ai risultati che abbiamo testé elencato. Fabrizio. Diciamo che il Palestrina va a completare quello che è il lavoro di qualche anno del presidente che cerca da più anni la Serie D, no? Parlavamo prima con Daniele che il Palestrina, per dire, l'anno scorso faceva parte di quel raggruppamento di squadre che hanno cercato fino all'ultimo di cercare di vincere il campionato. Ha fatto investimenti importanti, direi che negli anni è assolutamente un risultato meritato. Ho seguito insomma il campionato e direi che il Civitavecchia per un lungo tratto ha così tenuto a botta al Palestrina. E auguro anche al Civitavecchia così di accedere, come già detto prima per la Lupa Frascati, alla Serie D dalla porta secondaria. Quindi direi che il Palestrina ha vinto meritatamente e speriamo che anche il Civitavecchia possa essere un'ulteriore piazza di Serie D per una squadra laziale. Insomma. Finisce invece 0-0 tra Foglianese e Cecchina, 2-2 tra Ceccano e Nitrella. Chi vedi favorito per il ritorno? Ma partite abbastanza equilibrate, direi che in questo momento nelle partite di ritorno saranno gli episodi e i nervi saldi a fare un pochino la differenza, vediamo quello che succede. Ecco. Daniele, invece, in merito al successo del Palestrina, lo trovi legittimo, meritato, a fronte della stagione vista che noi abbiamo, come visto dalle dinamiche del campionato, quasi segmentato, ossia un girone d'andata contraddistinto da un grande Bisognano, il girone di ritorno è uscita veramente alla stragrande il Palestrina, 16 vittorie di fila, insomma, un campionato molto particolare è stato quest'anno. Ah, sicuramente Claudio Solimini ha trovato i giusti equilibri dentro comunque una rosa importante. Che non è mai facile comunque, nel momento in cui lui riesce a trovare questi equilibri la squadra fa 16 vittorie consecutive. Ripeto quello che ha detto Fabrizio, il Palestrina è comunque una società, una piazza che già da tempo tentava questo salto di categoria ed è giusto che questo avvenga. Per quanto riguarda il Civitavecchia, insomma, io sono legato a questa società e non poco, per grandi soddisfazioni che abbiamo avuto in tempi passati, quindi spero vivamente che loro possano saltare questa categoria e arrivare in Serie D, anche perché mi piacerebbe comunque confrontarmi con loro. Per quanto riguarda il Ceccano, sicuramente sarà una partita difficile, Nitrella è un campo abbastanza ostile, sarà dura, gli episodi, come dice Fabrizio, faranno la differenza. Ah, pronto tra l'altro anche il programma gare dei play-off di promozione, perché quest'oggi il Villanova ha avuto la meglio sul Monterotondo Scalo, quindi il Villanova affronterà nuovamente il Valmontone che l'aveva eliminato in Coppa Italia, dall'altra parte Borgo Podgora e Montefiascone. Probabilmente, visto anche quanto accaduto quest'oggi in Serie D, insomma col successo della Cinzia Genzano a San Luri e quello dell'Astrea fuori casa a Guidonia, insomma probabilmente retrocederà, speriamo almeno, soltanto una formazione laziale. Questo potrebbe aprire chiaramente il cammino verso l'eccellenza a tutte e quattro le partecipanti ai play-off, ovviamente, insomma quattro piazze nuove, ovviamente insomma una ventata d'aria nuova nell'eccellenza. È un fatto positivo oppure lo possiamo leggere come una sorta di piccola degradazione, se vogliamo, dell'eccellenza? Non ci sono più le grandi piazze, probabilmente qualcun'altra la perderemo in corso d'opera. Fabrizio. Ma diciamo che qualche piazza importante così un attimino
si è persa. Se penso a quello che è stato fatto fino all'anno scorso a Cave, dispiace un po' che una piazza come Cave sia fuori da questo tipo di discorsi. È chiaro che ci sono difficoltà da parte di imprenditori a intraprendere strade nel calcio, quindi sicuramente c'è un momento di difficoltà un pochino per tutti quanti, però piazze nuove che possano portare entusiasmo ce ne sono pronte, e direi che soprattutto per quanto mi riguarda, soprattutto Valmontone e Villanova, mi augurerei di tutto cuore che possano far parte del prossimo campionato d'eccellenza, perché ci sono persone che conosco molto bene, dai giocatori ai dirigenti, quindi auguro loro tutte e due di poter accedere al campionato d'eccellenza. Ecco. Daniele? Beh, sicuramente dispiace non vedere piazze come Formia e Terracina ai primi posti dell'eccellenza, questo chiaramente è un piccolo dispiacere, perché fa sempre piacere andare a affrontare queste piazze che hanno grandissimo pubblico, grandissima tradizione. Di conseguenza Valmontone, che comunque ha una storia come lo stesso Villanova, forse un pochino meno, però hanno grande voglia, grande entusiasmo, quindi fa piacere sapere che esistono comunque delle piazze che hanno voglia di accedere a un campionato più importante per poter far bene, soprattutto per noi allenatori. Questo è un dettaglio da non sottovalutare. Allora, vediamo anche i due filmati che abbiamo preparato, ovvero lo spareggio tra Montenoscalo e Villanova ed ovviamente la finale di Coppa Italia giocata ieri e vinta dal Colleferro. Sempre sconfitta nei due precedenti scontri in campionato, nella sfida decisiva il Villanova sfata il tabù e batte il Monterotondo, regalandosi così i playoff di promozione. È una zuccata di Capitan Neroni al quarto d'ora della ripresa a decidere un incontro equilibrato e giocato su buoni ritmi malgrado il gran caldo. Terminata la stagione, entrambe con 67 punti, Villanova e Monterotondo Scalo arrivano a giocarsi il secondo posto buono per i playoff nella partita secca del Pera di San Cesareo. Il primo squillo è del Villanova. Neroni riceve dal limite, converge verso il centro e prova la botta, ma è bravo Cristofalo a mettere sopra la traversa in volo. La risposta del Monterotondo arriva 5 minuti più tardi, con il corner dalla destra sul quale De Gasperis prova la conclusione aerea mandando fuori di un soffio. Ma molto attente sono le due squadre a non prestare il fianco alle offensive avversarie. Le uniche occasioni arrivano infatti su calci piazzati o tiri dalla distanza. E nel finale di tempo a provare la botta da fuori è Ronchetti, che prima manda sopra la traversa e poi impegna a terra Venditti. Il primo tempo si chiude dunque senza reti e senza particolari brividi, con la ripresa che si apre invece con il Villanova in avanti. Al quinto, sui sviluppi di un calcio piazzato, il pallone arriva a Carra, che esplode il destro ma vola ancora Cristofalo a mettere sopra la traversa. All'ottavo invece a provarci al Monterotondo, con l'altro numero 2 in campo Ciocchetti, che impegna Venditti in tuffo. Ma è ancora il Villanova a rendersi maggiormente pericolosa. Al dodicesimo pallone messo in mezzo dalla metà campo, con il batti e ribatti che favorisce l'acrobazia di Brancati con il pallone alto di un soffio. Ma il bel gesto tecnico di Brancati, che a scarsa fortuna è solamente il preludio al gol del vantaggio della squadra di Loreto. Al quarto d'ora angolo dalla destra di Laurentini, con il pallone che giunge dall'altro lato a Pellegrino, che rimette in mezzo per la testa di Neroni che fa centro. Il vantaggio del Villanova dunque con la rete di Capitan Neroni. Ed il Monterotondo accusa il colpo e fatica non poco a reagire. Il Villanova si difende bene e non lascia spazio alla squadra di Gherri, che prova il forcing solamente nel finale. È prima il nuovo entrato Gatta a provarci di testa sulla punizione di Ronchetti, mentre proprio allo scadere è Testa a vedersi annullare la rete del pari per un fuorigioco millimetrico. Finisce dunque con la gioia del Villanova, che conquista i playoff, nei quali la squadra di Loreto se la vedrà con il Valmontone in una sorta di rivincita di quella sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia che costò la panchina a Iardino. Le squadre di Baiocco e De Angelis cercano oggi l'acuto finale, la vittoria in grado di dare un senso profondo e definitivo a una stagione massacrante. Comincia il match. La formazione reatina a giostrare il primo possesso della partita con Cremonini. Parte opposta, prova a recuperare il pallone Petrella. Occhio a Petrella. Tocco corto, poi traversione a centro. Attenzione! Rete! Rete Nilsson! Il Colleferro in vantaggio! Una topica clamorosa della difesa della Sabina. Regala il vantaggio alla formazione di De Angelis. E arriva anche il balletto di Nilsson.
sotto la tribuna del Colleferro, che dunque è in vantaggio per suo. Attenzione, pallone al centro, colpo di testa di Zanetti e pallone sul fondo. Colleferro vicinissimo al gol del raddoppio. Al tappeto la Sabina, in grave difficoltà la formazione. Mancini, un rimpallo fortuito lo favorisce. Occhio a Mancini, prova a duettare ancora. Qui attenzione il tiro, Romitelli! Sulla conclusione di Mancini, che aveva duettato con Michele. Un aggancio da 10. Ancora Cardinale con Lolucca, attenzione! Zanetti diretto verso la porta! Con la punta delle dita Pezzotti in angolo, grande azione del Colleferro che spiove, colpo di testa di Tonanzi, recupera il pallone incinta, attenzione, la posizione regolare, rete Pasqualini, il raddoppio del Colleferro, esplode il comunale di Guidonia, il raddoppio del Colleferro, sorpresa la retroguardia della Sabina, era in fuori gioco Cardinale, non Pasqualini che arrivava nettamente da dietro. Come nel primo tempo sta facendo di fatto collezione di palle inattive. Mezz'ora esatta di gioco, pallone giocato corto, stavolta prova da fuori, rete! Un gol straordinario di Emiliano Mancini! Una prodezza balistica pazzesca del numero 11 della Sabina, un capolavoro di Emiliano Mancini col pallone che ha toccato, ha accarezzato letteralmente la traversa e ha terminato la sua corsa in fondo al sacco. Perché Tonanzi in avanti, colpo di testa di Pasqualini, pallone dietro, attenzione Cremonini la rimette dentro, a terra il giocatore, colpo di testa di Mazza, pallone che sfila appena oltre la traversa, un brivido freddo lungo la schiena dei sostenitori del Colleferro. Mancini al largo in direzione di Masciarelli quasi in zona cross, va col Mancino, pallone nel mucchio, Venturini, palo, Romitelli, attenzione, che cosa è accaduto, mani nei capelli, c'è un gol fantasma, la Sabina protesta, c'è stata una carambola clamorosa dopo il palo colto da Venturini, il pallone è rimpallato sulla schiena di Romitelli, episodio clamoroso al 93esimo. Vince il Colleferro, alza la Coppa Italia 2010-2011 e soprattutto torna in eccellenza a distanza di un solo anno con lo stesso tecnico con il quale era sceso dal massimo campionato regionale, ossia Chicco Baiocco, che si prende la più grande delle rivincite al termine di una stagione thrilling, così come è stata questa finale. Vince il Colleferro sostanzialmente meritando. Ed ovviamente complimenti a Colleferro e a mister Baiocco. Enrico, intanto stanno veramente arrivando moltissimi messaggi. Stanno arrivando tanti messaggi e si sono scatenati un po' gli ultra sia del Savio che della Nuoto Tre Teste e stanno girando dei messaggi anche abbastanza pesanti, quindi io li salterei. E vi leggo altri messaggi, uno è per la Libertas Centocelle degli allievi regionali. Libertas, nonostante il risultato di oggi siamo stati grandissimi, e ce lo scrive il bomber Pisu. Poi il prossimo messaggio è per mister Ferrazzoni e dice: sei bello ma in TV fai un effetto spettacolare, firmato Gaia ed Elisa. Tutto in famiglia, dai. È giustificato, bravo. E poi saluto tutti gli amici che ci stanno scrivendo come sempre su Facebook, siamo in chiusura, ma io vi ricordo come sempre il nostro numero, è il 331-5633-213. Grazie. Veramente vi ricordo che fra poco manderemo anche lo spareggio, quindi fra Filiana e Libertas lo manderemo come sigla. Riccardo, intanto ricordiamo l'appuntamento di domani con noi portieri di calcio. Sì, domani saremo alla Città dello Sport di Pomezia, all'Hotel Selene, perché abbiamo organizzato il terzo corso, diciamo l'evento più importante del Centro Italia per quanto riguarda l'aggiornamento sui preparatori dei portieri, e tra i tanti relatori ci tengo a sottolineare la presenza di Claudio Rapacioli, preparatore ex Brescia, Piacenza e attualmente alla Pro Patria in C2, e ad Alberto Grigioni che è l'allenatore dei portieri della Lazio e parteciperà della prima squadra, chiaramente. Parteciperà sicuramente Tommaso Berni e a sorpresa non sappiamo se verrà Nando Muslera, perché poi